Giacomo Balla nasce a Torino il 18 luglio del 1871 da Lucia Giannotti e Giovanni Balla, chimico industriale con la passione della fotografia. Il padre morì quando lui aveva 9 anni e la sua educazione fu affidata alla madre, che investì tutti i suoi soldi in quella. La prima fase di Balla è il suo periodo di formazione presso l'Accademia Albertina, dove viene a contatto col divisionismo di Pellizza da Volpedo, al quale aderisce completamente. In questo periodo della sua vita, le opere sono di impronta sociologica ed umanitaria. I dipinti raffigurano la sofferenza degli umili e degli emarginati dalla società, come si può notare nelle opere La pazza, Il mendicante e I malati. I personaggi sono rappresentati in modo crudo, nella loro disperazione, ma si può notare anche una partecipazione commossa al dolore da parte dell'autore. Ma è dal 1911 che Balla inizia a dimostrare nuovi interessi, tesi in particolare alla rappresentazione del dinamismo. Ha inizio la sua fase futurista. Firma con entusiasmo i due manifesti futuristi del 1910 e del 1912 e vende tutti i suoi precedenti lavori. Da qui inizia a manifestare la sua esaltazione per la luce, attraverso opere come Lampada d'arco e Bambina che corre sul balcone, opera famosa per la sua rivoluzionaria scomposizione dinamica. Da qui si passa poi alla velocità. Aprire questo periodo è dinamismo di Canal Guinzaglio, e a seguire opere come Velocità astratta e Velocità di automobile. In queste opere si evidenzia il suo intento di rendere il moto in maniera sintetica, come se lo spazio e il tempo si unissero tutti in un istante fotografato dal quadro. In dinamismo di Canal Guinzaglio, infatti, fissa le varie sequenze che compongono il movimento del cane, del guinzaglio e dei piedi della padrona. La sua adesione al futurismo non è però solo nelle opere, ma anche nel suo stile di vita. Famosa è la trasformazione che applica alla sua casa, dove abbellisce mobili e pareti con forme e colori sgargianti. Firma nel 1914 anche il Manifesto Futurista, intitolata Il vestito antineutrale, in cui si propone una rivoluzione dell'abbigliamento tradizionale, che andrebbe sostituito con uno stile più variopinto e dinamico, in modo da portare progresso e rotture della tradizione. Il suo ultimo periodo è quello detto fascista, proprio per la sua totale adesione al movimento politico. Nel 1926 scolpisce una statua raffigurante Benito Mussolini, con la scritta alla base «Sono venuto a dare un governo all'Italia». E tra il 1932 e il 1935, sul retro della sua tela Velocità astratta, dipinge Marcia su Roma, il quale mostra un richiamo al quarto stato di Volpedo. A partire dai primi anni 30, abbandona il futurismo per aderire invece a un realismo naturalistico, convinto che l'arte debba esprimere un realismo assoluto, perché in caso contrario si cadrebbe in forme ornamentali e decorative. Muore a Roma il 1 marzo del 1958 a 86 anni, e viene ancora oggi ricordato come uno dei più importanti pittori futuristi.